Bentrovati da Marion Venturini e da Max Nascenti. Quest'oggi una puntata speciale. Magica? Magica. Ho deciso di farti sparire, Marion. Carino, insomma. Pensavo mi volessi un pochino di bene, no? No. Ti porterò nella magia dell'antica Egitto e poi andremo nello spazio. Quindi una puntata speciale dedicata alla magia. Ora non c'è un'altra ragazza lì sullo spazio. Alla cartomanzia, all'esoterismo e all'ufologia. Ok, va bene. Se mi mandi in Egitto, sullo spazio ci sto. Iniziamo? Restate con noi dopo la pubblicità. Pianeta Wellness TV. Sono Cleopatra e sono arrivata qui oggi dall'Antico Egitto per presentarvi tutto ciò che riguarda la cartomanzia, la magia e il mistero. Quindi io adesso mi rilasso qua insieme a voi per appunto sentire tutto ciò che hanno da dire oggi i nostri ospiti e che dire, buona visione! Io sono la grande madre. Io sono la giustizia, il castigo e il perdono. Un tornado che tutto sradica nella calma assoluta di un fragoroso silenzio. Il mio pensiero è magma incandescente di verità. Un mio sorriso squarcia le tenebre. La mia rabbia in vero frantuma. In me vibra il tutto. E l'uno in me, l'ultimo evo si compie con l'urlo della furia del creato. Il mago non è altro che un religioso della volontà. La volontà è il cardine primario dell'esistenza. La vita non è altro che la bacchetta magica scaturita dalle tue azioni. Buonasera a tutti, da Iside, la vostra parapsicologa Iside, che ormai dovresti conoscere, o magari qualcuno non mi conoscerà ancora. Comunque faccio questa professione da 30 anni. La magia guarda. Sia una cosa negativa, sì, è vero, con la magia si può fare di tutto e di più, ma si può anche agevolare veramente una persona, aiutarla nell'amore, nel lavoro, a capirsi anche meglio, a comprendersi, anche nell'astrologia. Io faccio delle carte del cielo per capire le persone, il carattere, a livello proprio psicanalitico. Continuerò a fare questo lavoro? Va bene. Tu continuerai a fare, ma ci saranno dei cambiamenti, in positivo, tranquilla. Cambiamenti buoni. Che ansia! Pianeta Wellness TV, restate qui con noi dopo il break pubblicitario. Non l'ho pagato, giuro, c'avevo l'ansia pure io. Buonasera, io sono Leonarda, mi chiamo Maria Leonarda, perché Leonarda sarebbe il nome d'arte, ma in effetti mi chiamo Maria Leonarda. Io sono una medium, una cartomante sensitiva e adotto molto spesso anche la scrittura automatica. Non solo con la scrittura automatica, mi piace molto parlare così, diciamo, con gli spiriti guida o con le entità, e questa è una cosa che mi piace moltissimo. Sono di una magia nera, ma sono anche una cartomante abbastanza seria, perché la cartomante, per quanto si voglia dire, deve essere quella che non deve chiedere al cliente tutta la sua vita, deve solo fargli fare una domanda secca e poi lei ti deve rispondere. Marion! Max, allora avrai una carriera stupenda, eh? Abbiamo visto questa prova del pendolino, siamo passati da diversi temi importanti, dalla magia all'astrologia. Chi è?
Sono il signore degli anelli. Vi aspetto alla prossima puntata.